Ma che spettacolo è! Che spettacolo è! Cioè, ragazzi, io veramente vivo per questo. Vivo per questo. Che miseria, che figata! Addirittura una marmotta in mezzo al percorso. Buongiorno ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Siamo in Val di Sole e anche se il nome consiglierebbe il bel tempo, è abbastanza nuvoloso, ma sono abbastanza ottimista per dopo. Oggi facciamo un bel epico, il Montozzo. Era da mesi e mesi che era in programma e adesso finalmente riesco a farlo. Come al solito spero di vivere delle emozioni incredibili e di documentarvele. Facciamo il giro, dai, partiamo! Che meraviglia. Cavolo, è un po' prestino qua per mettersela in spalle. Mancano 900 metri di dislivello. Spero che non sia tutta così, perché altro che epico. No dai, qualche tratto ciclabile c'è ancora fino in cima e direi proprio che sono fantastici questi sentierini lungo la cresta. La fatica non si sente. Sapete, a volte a riguardare i video rimango deluso, non per le riprese, ma perché veramente io quando sono qui riesco a immedesimarmi completamente nell'ambiente, a respirare, a vivere il momento presente in maniera veramente piena, consapevole. Mentre quando sono a casa rivedo raccoglie veramente solo una frazione infinitesimale, cioè una cosa proprio minima, è il massimo che si può fare, però volevo condividerlo con voi, ecco. Dai, riprendiamo il giro. Ultimi centinaia di metri di portage per conquistare la forcellina del Montozzo. Però devo dire che fino adesso è stato abbastanza ciclabile, quindi non mi posso lamentare, dai. Arrivati alla forcellina del Montozzo. Vorrei dirvi che è stato un gioco da ragazzi, ma in realtà si è fatto sudare, ma posso metterlo nell'elenco delle cose fatte. Si parte!
Che figata è, che figata è! Una bomba! E va là! Stupendo, stupendo ragazzi! Come un bambino mi sta divertendo! Cos'è? Ma cos'è? Cioè, basta, ho finito gli aggettivi, ragazzi, aiutatemi voi. Cos'è? Cos'è? L'apoteosi, l'apoteosi, discesa infinita e stupenda. Wow. Guarda queste, faccio da questa. Dai, calma.
in teoria è l'ultima, finalmente discesa. Sono anche in ritardo, speriamo che mi diano ancora la cena. E si conclude con il ripido, che mancava effettivamente. Olè. Signori, un epico con la E maiuscola, veramente bellissimo, fantastico. Wow, vado tardi, è tardi, devo andare a mangiare, ho un buco nello stomaco pazzesco. Mi rimarrà nel cuore, veramente, è stato magnifico, faticoso, ma per chi vuole mettersi alla prova, non ha paura di fare un po' di portage in spalla e soprattutto è abbastanza bravo tecnicamente, è assolutamente da mettere nella lista dei desideri. Per il resto, ragazzi, io come al solito spero di avervi portato un bel contenuto, nel caso mettete un like, iscrivetevi come al solito perché le prossime avventure saranno uguali, sono meglio, sempre meglio, sempre meglio, quindi non sto neanche a dirvelo, qua la creme della creme. E dai, siamo arrivati ai saluti finali, grazie di aver visto il video fino a qui e ci vediamo alla prossima, ciao! Mamma mia, praticamente slittino, slittino nel bosco. Altro sport.